Il prete è chiamato a imparare questo, ad avere un cuore che si commuove. I preti, permetto la parola, asettici, no? Quelli di laboratorio, tutto pulito, tutto bello, non aiutano la Chiesa. La Chiesa oggi possiamo pensarla come un ospedale di accanto. C'è bisogno di curare le ferite, tante ferite, tante ferite. Un incontro lungo e denso, secondo la tradizione. La scorsa settimana Papa Francesco ha incontrato i parroci della diocesi di Roma per l'inizio della Quaresima. Dopo il saluto del cardinale vicario Agostino Vallini, il pontefice si è soffermato sul tema della misericordia e su come debba essere declinato nella vita ordinaria di un sacerdote. Come Gesù è sempre stato sulla strada per incontrare le folle, così i sacerdoti dovrebbero essere sempre tra le proprie pecore, senza avere vergogna della carne del fratello, piangendo anche per i turbamenti e le ferite delle anime che sono state loro affidate. Certo, questo vuol dire tanto lavoro per un parroco, ma è questo il compito che spetta al pastore: prossimità e servizio, facendo crescere la comunità nella santità anche attraverso la sofferenza pastorale, vale a dire soffrendo per e con le persone. La vera misericordia, ha detto Papa Francesco, è quella che si fa carico della persona. Gente che si allontana di vergogna, con quella vergogna di non fare vedere le ferite, e si allontanano forse un po' con la faccia storta o contro la Chiesa, ma nel fondo, dentro c'è la ferita che vogliono, vogliono una carezza. Parlando del sacramento della riconciliazione, con domande ed esempi pratici, Papa Francesco ha tenuto a precisare che l'atteggiamento del sacerdote dipende da come si lascia abbracciare da Dio nella confessione e rimane dentro questo abbraccio. Né il lassista né il rigorista rende testimonianza a Gesù Cristo, perché né l'uno né l'altro si fa carico della persona che incontra. Ai tanti sacerdoti presenti, il pontefice ha ricordato che il cuore chiuso si giustifica sempre per quello che non fa, senza risparmiare qualche battuta e aneddoto di quando era a Buenos Aires. Mi viene in mente alcuni di voi che mi hanno telefonato, ho scritto una lettera, poi ho parlato al telefono. Ma Papa, ma perché lei ce l'ha con i preti? Perché dicevano che io non bastono i preti. Io non voglio bastonare qui. Che cosa significa misericordia per i preti? E mi viene alla mente un grande sacerdote di Buenos Aires. Una volta è venuto da me e dice: ma padre, dimmi, io ho un po' di scrupolo perché io so che perdono troppo. Ma prega, se tu perdoni poco è troppo. E abbiamo parlato sulla misericordia e a un certo punto mi ha detto: ma tu sai, quando io sento che forse questo scrupolo, vado in cappella davanti al tabernacolo. E ho detto: ma scusami, ma tu hai la colpa perché mi hai dato il cattivo esempio. E me ne vado tranquillo. È una bella preghiera di misericordia.